Sono una delegata della CISO Scuola Bari e perché sono delegato? Perché ho scelto di stare in questo sindacato. Allora, in questo sindacato mi sono resa conto di starci da 30 anni. Ci sono entrata come lavoratore, cioè come docente, che è entrato nel mondo della scuola, ha sentito l'esigenza di confrontarsi e di conoscere meglio quello che è l'altra parte del mondo del lavoro della scuola, cioè il contratto di lavoro. Chi meglio di un sindacato poteva aiutarmi in questa cosa? E perché la CISL? Perché è un sindacato che entrando dentro e conoscendo, visto che è fatto di gente che si siede ai tavoli, che parla, che dialoga, che concerta, cioè che trova la soluzione ai problemi, non è il sindacato degli slogan, delle piazze, degli urli, è quello che anche magari facendo qualche errore cerca però di trovare delle soluzioni. Il fatto di starci dentro da 30 anni, da semplice attivista a ricoprire anche adesso dei ruoli, degli incarichi nei confronti della mia categoria di rappresentanza, mi ha aiutato proprio a capire sempre di più ed essere io un punto di riferimento per gli altri lavoratori, come lo sono stati gli altri per me quando io ho cominciato a entrare appunto nel mondo sindacale. Che cosa c'è da cambiare attualmente in questo sindacato? Più che da cambiare, in questo momento abbiamo il mondo maxmediale che ci sta mettendo alla berlina, anche usando dei mezzucci bassi, parlando di cose che non sono sindacali. I poteri forti vogliono che non ci sia più il tramite di confronto fra i lavoratori e il governo, per cui in questo momento forse abbiamo bisogno che questa nostra CISL, che ha sempre fatto forse la formica, ha portato a casa più di tutti, ma non ha mai fatto come la cicala, cioè non ha mai divulgato in maniera prorompente la propria vittoria, forse abbiamo bisogno di far capire di più a tutte le categorie, cioè è bene che la scuola conosca i problemi del metalmeccanico, del commercio, dell'artigianato, e gli altri lavoratori conoscano il problema dei lavoratori della scuola, se no le piccole conquiste restano all'interno di ogni categoria e non fanno voce. La CISL fa tanto, è grande, ha bisogno veramente di una divulgazione maggiore, e se questo, anche se io chiaramente non sono forse una dei più esperti, i mezzi mediatici diventano il tramite, il mezzo, sarebbe veramente utile, perché non deve passare tutto quello che fa la CISL in maniera silenziosa.